Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Lo diciamo sempre nel credo, ogni domenica, ma non so fino a che punto crediamo davvero che Gesù sia il Figlio di Dio. Tutto questo è stato un ostacolo perché i giudei accettassero e accogliessero Gesù. Piuttosto lo hanno rifiutato e lo hanno condannato a morte. Anche il nostro mondo attuale, ecco, segue la stessa realtà. Ecco, rifiuta il Cristo perché rifiuta la luce, rifiuta la verità, preferisce la menzogna piuttosto che cambiare, piuttosto che perdere le proprie sicurezze, le proprie certezze, piuttosto che mettere in discussione la propria vita. È più facile il rifiuto netto della luce e della verità. Chiediamo al Signore che noi possiamo accogliere il Signore con un cuore pieno di fede, la fede che è dono di Dio e che dobbiamo implorare come già fecero gli apostoli. Signore, aumenta, accresci la nostra fede, ne abbiamo tanto bisogno, soprattutto quando la parola di Dio è esigente, quando ci chiede un cambiamento, una conversione, e lo fa in questo periodo in modo particolare per prepararci a celebrare la Pasqua con azimi di novità. Chiediamo al Signore questa grazia perché il nostro cuore si apra alla luce del Vangelo e possa lottare contro il male e lasciarsi raggiungere dalla grazia di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.